siamo in compagnia di coach Luca Iacomuzzi, coach del Mercato. Mercato che stravince gara 1 della finalissima, appunto, che regala la promozione in Serie B, con più che un super attacco, come dicevamo con Claudio Mauno, una super difesa. Sì, devo essere sincero, abbiamo preso grande energia. A parte i primi due minuti ci sono state due sbavature, due cose che non sono andate, infatti siamo andati sotto 8-2. Dopodiché i ragazzi hanno veramente difeso in 12, ma hanno difeso dalla panchina, si vedeva proprio dalla panchina, chiunque entrava festeggiavano per ogni palla recuperata dietro i giocatori in panchina, cosa che non avevo mai visto durante l'anno. Hanno eseguito quello che dovevamo fare in difesa dall'inizio alla fine della partita in maniera stupenda. Oggi hanno proprio difeso bene. E non è tanto, non mi interessa la parte offensiva dove abbiamo fatto 80 punti, chiaramente abbiamo sempre fatto canestro, Maino stasera ha fatto la partita che aveva fatto a Borgomanero, ha fatto altre partite così anche durante l'anno, ma questo è Claudio l'abbiamo preso anche per questo, ma la difesa è quello che ha fatto la differenza stasera, perché la difesa ha fatto sì che noi oggi fossimo una squadra e i ragazzi lo sanno. Sanno che quando siamo squadra siamo forti. Ti chiedo magari invece una battuta su gara 2, dopo una vittoria così netta sei più preoccupato per quello che può essere, magari quello che si può pensare a chiamare un rilassamento, oppure sei, pensi che sia una cosa più positiva per dare ancora più carica per provare a conquistare questa Serie B dopo differenti anni e vari tentativi? Ma no, penso che i ragazzi sappiano che gara 2 non sarà questa partita qua, andremo là, loro reagiranno giustamente, ci faremo trovare pronti, ma ogni partita, ma soprattutto in una finale playoff, ogni partita ha storia a sé. Cioè quello di stasera è finito nel momento in cui gli arbitri hanno fischiato, è finita questa partita, ne inizio un'altra completamente nuova. Da giocatore ho avuto tante esperienze di questo tipo, so che festeggiare in anticipo sono cose che lasciamo agli altri. Noi difendiamo sul campo, e poi se potremo festeggiare, festeggeremo.